Nick Kyrgios continua a bersagliare Sinner. Il tennista australiano è sempre più al centro dell'attenzione mediatica per i costanti post contro il campione italiano, numero uno al mondo. Il ridicolo di ieri 13 ottobre, a poche ore di distanza dalla vittoria per Sinner dei Master 1000 di Shanghai, fa tenere accesi i riflettori sullo sfidante. Kyrgios viene messo spesso in discussione per il suo temperamento, dopo gli sfoghi e i crolli in campo all'inizio della sua carriera, tra racchette distrutte e litigate con arbitri e pubblico. Insomma, uno come lui non si fa mancare niente, e non ha il ghiaccio nelle vene e la lucidità, caratteristiche invece di Sinner. Kyrgios è sempre stato etichettato come bad boy, credo di essere stato etichettato così solo perché ero un po' fuori dalla cerchia dei normali tennisti. Non credo di avere più questa percezione presso il pubblico australiano. E poi, dopo il duro attacco nella giornata di ieri, in tanti sui social hanno iniziato a prenderlo di mira, difendendo il campione italiano. Kyrgios così resta sempre al centro dell'attenzione e si sta attirando parecchio fango sui social, tra tifosi indignati. Nelle ultime ore si leggono tantissimi commenti di tutti i tipi, dai fotomontaggi alle vignette ironiche, dai commenti al veleno a veri e propri insulti. In tanti sottolineano come Kyrgios non abbia vinto nulla di rilevante in carriera. Alcuni fanno vedere foto del tennista australiano fuori dal campo, altri momenti in cui ha dato il peggio in sé in campo. Prima o poi Kyrgios l'invidioso se la prende una denuncia, scrive un utente su X. Insomma, Kyrgios si sta attirando il peggio del peggio, con il rischio che i giornali, pur di parlarne, mettono in ombra i successi di Sinner. La speranza è che Sinner non dia troppa importanza a questi fatti, è sul campo che ha saputo dare il meglio di sé, ed è lì che continuerà a darlo. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.